Sinceramente noi prendiamo in considerazione i reclami di tutti per migliorarci quotidianamente. Sinceramente il servizio urbano, stiamo parlando del servizio urbano, rispetto all'anno scorso abbiamo aumentato di circa il 20% i chilometri e del 34% le persone trasportate. Oltre 19.000 passeggeri in quattro mesi col capoluogo a far la parte del Leone con 16.480 utenti serviti da trillo e servizio di trasporto pubblico a chiamata inaugurato lo scorso 10 giugno nuovo e mirato a rispondere alle esigenze della gente, afferma il sindaco Oscar De Pellegrina a cui si unisce il vice sindaco di Feltre Claudio Dalla Palma, pur se i numeri di utilizzo di trillo sono irrisori, 1589 in quattro mesi e a continuare con i numeri la media dice che complessivamente per un bacino di utenza di 50.000 abitanti fra Feltra e Belluno. Il servizio è stato usato da 160 utenti al giorno con le difficoltà ben note riguardo i tempi di prenotazione che secondo l'amministratore delegato di Dolomiti Bus Stefano Rossi da gennaio potrebbe ridursi da due ore a una. Sul punto però frena il presidente Biasiotto. Diminuendo il tempo di prenotazione si migliora, si efficienta ancora di più. Però non è una cosa semplice, dobbiamo sempre ricordare che non è un taxi e non ha neanche il costo di un taxi, per cui più si riduce il tempo di, di prenotazione e, e più aumenta esponenzialmente la difficoltà di gestire il servizio. Alla presentazione dei risultati di Trillo è presente anche l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti che parla del servizio a chiamata come un'opportunità per tutto il Veneto perché non ci si può permettere che gli autobus circolino vuoti e quindi si plaude alla scelta sostenuta dalle istituzioni bellunesi anche a scapito del taglio di linee e corse. Ma i Trillo sono un servizio sostitutivo? Eh, sì sono sostitutivi ma sono danno un servizio che è più flessibile, più capillare e più efficiente. Per cui in alcuni casi sono sostitutivi, in alcuni altri no. Biasiotto, incalzato, non ci sta a finire sulla graticola anche per i mugugni dei commercianti del centro di Belluno che dopo l'avvio di Trillo hanno subito contraccolpi di un certo peso. Nella nostra azienda lavorano dei professionisti seri, e eh, dei manager che eh, sono ai primi posti a livello nazionale e anche internazionale. Per cui eh, la competenza c'è, ovviamente i problemi ci possono essere, l'importante è darsi da fare per risolverli. Se ci ascoltano, diciamo loro che ci sono criticità, ci conferma il presidente di Confcommercio Paolo Doglioni, che aggiunge: Il dialogo è sempre utile, ma non ho avuto contatti.